Se vuoi fare vlog, prima o poi avrai bisogno di un supporto per la tua macchina. In questa prova ti mostrerò tre alternative. Infatti vedremo il Manfrotto Pixi, il Joby Gorilla Pod, che sono due pezzi di attrezzatura per vlog che vantano centinaia di imitazioni, spesso cinesi. Ma ti mostrerò anche un nuovo prodotto molto promettente, specificatamente disegnato per il vlog, lo SwitchPod. Finalmente una ventata di novità in un mercato un pochino stagnante. Stai con me fino alla fine perché ti spiegherò anche come averlo, dopo la sigla. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai guide, tutorial e prove, proprio come quella di oggi. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video, come al solito, dai uno sguardo alla descrizione qui sotto. Iniziamo a vedere il Gorilla Pod, quindi per ora togliamo di mezzo il Pixi. Questo è il modello 5K, è un oggetto abbastanza grande ed abbastanza pesante, relativamente ovviamente alla dimensione. Anche una volta compattato, tanto più piccolo di così non diventa. Io per farlo entrare nello zaino lo devo tutto ripiegare a questa maniera qui e devo ripiegare anche la testa, ecco, a questo modo qui, altrimenti non riesco a farlo stare nello zaino. Ti dicevo, questo è il modello 5K, che sarebbe il più grande. Secondo Joby reggerebbe 5 kg, il che io lo trovo abbastanza di fantasia, onestamente. Questa testa, secondo me, troppo costosa, perché costa veramente una fortuna quando lo compri con questa testa. La testa è di discreta qualità, funziona abbastanza bene, ha il difetto che una volta che l'hai stretta, quando la allenti si inchioda dopo qualche minuto, e per muovere la macchina devi fare un pochino di forza. È un difetto che non ho riscontrato soltanto io su questa testa, è abbastanza comune. La piastra ha questa forma perché la testa si chiama X e quindi ha questa forma X, ma in realtà è compatibile Arca Swiss e questo è sicuramente un grande vantaggio. Adesso attacchiamo un attimo a questa macchina, che è una GH4 con il 1260 Leica, quindi in fin dei conti una combinazione relativamente pesante, ma insomma usatissima nel vlog, quindi non è certo un oggetto strano. La GH4 o la GH5, oppure peggio ancora, insomma, se usi una Canon grande tipo una EOS 1D o una 80D, è anche un pochino più grande di questo, quindi in fin dei conti stiamo vedendo questa configurazione abbastanza tipica. Cosa c'è di bello in questo treppiede? Che lo puoi mettere relativamente alto, vedi, cioè puoi fare una cosa, ecco, di questo genere qui e poi raddrizzarlo, quindi un'altezza tutto sommato notevole. Chiaramente, ecco, cioè la stabilità è quella che è. Se vuoi una cosa un pochino più stabile, lo devi aprire e fai una cosa di questo tipo qui, ed ora è molto molto più stabile. Chiaramente questo è un treppiede flessibile, quindi lo puoi arrotolare intorno a qualsiasi cosa, lo puoi acchiappare intorno a qualsiasi cosa, lo puoi utilizzare come fosse una specie di selfie stick, cosa che io faccio molto spesso, piegandolo, ecco, a questa maniera qui, e puoi impugnare la macchina a questo modo e utilizzarla per fare vlog. È molto comoda questa cosa. Il problema è che quando devi passare da questa configurazione a ripoggiarlo su una superficie, ecco, ci vuole il suo tempo e soprattutto devi shakerare la macchina in maniera notevole, quindi non puoi farlo se il passaggio da selfie stick a tavolo deve essere una cosa utilizzabile, del girato utilizzabile. La cosa bella è che chiaramente puoi abbassarlo notevolmente, praticamente fino a terra, facendo una cosa di questo genere, più giù di così non ci vai. È comodo perché se vuoi fare foto ti consente con un minimo di prudenza di usare la macchina anche in verticale. Ti dico con un minimo di prudenza perché, ecco, si sbilancia in una maniera terribile, quindi bisogna stare estremamente attenti e tendenzialmente, ecco, mettere la macchina in questo modo qua. Ma anche se la metti così devi stare molto attento, perché quando si sposta dal baricentro diventa veramente molto instabile. Il difetto fondamentale di questo oggetto è che, prima di tutto, col tempo questi snodi, che su questo qua, che è praticamente nuovo, sono piuttosto solidi, tendono
ad allentarsi. Ma la cosa principale è che quando la superficie è un pochino troppo liscia, questo tende a cadere da solo. E se provi a sollevarlo per una zampa perché vuoi passare dal tavolo al vlog, ecco qua, la macchina dopo un pochino te la ritrovi in questa maniera qui e ti cade all'indietro. Quindi se vuoi sollevarlo hai o l'alternativa di acchiapparlo qua sopra a questa maniera qui, ma è estremamente scomodo e soprattutto la macchina ti rimane molto vicina a te. Invece se la vuoi tenere lontana, ecco qua, il problema è che si cappotta istantaneamente all'indietro e questo non è certo una buona cosa. E se poi decidi di utilizzarlo appunto come selfie stick facendo questa cosa qua, è bello cicciotto, cioè non è facile impugnarlo se hai specialmente le mani piccole come me, non è facilissimo da impugnare con una sola mano, è un po' scomodo, cioè ti stanca anche la presa. Una cosa leggermente più sottile sarebbe preferibile. Esiste il modello 3K che è più sottile, più leggero e soprattutto più economico e con una testa più piccola, ma il problema qual è? È che con una macchina come questa qua, quindi una GH4 con 1260 Leica, io lo trovo al limite, se non addirittura oltre il limite, quindi un pochino poco stabile. Già col 1260 Panasonic, quindi quello più leggero, funziona bene, è ampiamente utilizzabile. La piastra attacco rapido non è solida quanto questa, non è compatibile Arca Swiss. Insomma, a me sinceramente non piace tantissimo. In ogni caso, secondo me va considerato molto seriamente perché è un oggetto comodissimo quando sei in giro e vuoi attaccare la macchina da qualche parte. Ha questi difetti che ti ho detto, per cui io tendenzialmente non vado mai in giro soltanto con questo, mi porto sempre comunque un altro genere di supporto. Però quando si tratta di attaccare la macchina a un supporto di fortuna, secondo me è quasi imbattibile. Oltretutto, la piastra Arca Swiss, per me che sono sostanzialmente fissato col sistema Arca Swiss e ho praticamente tutto quello che esiste per questo genere d'attacco, è un'altra bella comodità, perché la piastra è pressoché sempre attaccata alla mia macchina e quindi posso collegarla al GorillaPod veramente in un istante. Il Manfrotto Pixie è un altro oggetto estremamente popolare e che io onestamente trovo molto comodo. Non ha una piastra attacco rapido, chiaramente puoi montare un clamp Arca Swiss o nello standard che preferisci sulla filettatura da un quarto. Qual è la cosa bella di questo oggetto? Che è facilissimo da impugnare, ha un'ottima ergonomia, anche con una macchina relativamente pesante è molto comodo. Certo, non ti dà quella decina di centimetri in più che ti concede il GorillaPod, quindi sostanzialmente è come se impugnassi la macchina dall'attacco del cavalletto. Il passaggio da impugnatura a tavolo è molto comodo perché aiutandoti con l'altra mano riesci a farlo e sostanzialmente il girato che ottieni è pressoché utilizzabile, perché se sei un pochino delicato, ecco qui, insomma, si riesce a farlo abbastanza facilmente e questa è una bella comodità. La testa ha questo sistema di blocco a molla, quindi premendo si allenta e puoi sistemare la macchina come credi. È comodissimo. Vedi che anche con una macchina relativamente pesante come questa funziona. Nella realtà, ecco, se io spingo la macchina si muove. Questo non è che mi faccia particolare piacere. In realtà, se tiri fuori il pulsante, quindi se aiuti la molla, diventa molto più solido e vedi, è difficile che la macchina si muova. È molto più stabile una volta che hai fatto questo. Ti dico che per esempio con la Canon M50 questo praticamente è perfetto, cioè è il suo supporto, non dico ideale perché magari c'è qualcosa di meglio, ma comunque è molto ben calibrato su una macchina di quel peso. È relativamente stabile, lo puoi utilizzare tranquillamente col cellulare, te lo porti appresso, neanche ti accorgi che ce l'hai perché è veramente leggero. Costa una cifra tutto sommato ragionevole, il link lo trovi in descrizione sia per vedere il prezzo che eventualmente per acquistarlo. Secondo me è un altro pezzo d'attrezzatura che è bene avere, perché è comodissimo. Se ci abbini un clamp per il telefono è altrettanto comodo, perché te lo puoi portare sostanzialmente in tasca, in borsa continuamente, e quando hai bisogno al volo di fare un time lapse, una ripresa anche col cellulare, è comodissimo. Track, lo poggi e in 5 secondi sei pronto. Il Manfrotto M-Clamp è il suo complemento ideale, ma chiaramente ci puoi abbinare qualunque supporto per cellulare che ti piaccia. L'unica vera seccatura del Manfrotto Pixie, secondo me, è l'impossibilità di porre la macchina in verticale.
con una reflex, una mirrorless non c'è assolutamente modo. Chiaramente col cellulare questo problema non esiste, perché puoi per pochi euro comprare uno di questi supporti che ti consente di montare il telefono in verticale e il tuo problema sostanzialmente è risolto. Ecco qui, e in questa maniera qui puoi per esempio fare delle Instagram story molto facilmente. Posizioni il telefono con la camera frontale o quella posteriore come preferisci, e ecco qua, sei a posto in pochissimi istanti. E veniamo al terzo incomodo, l'ultimo arrivato, lo SwitchPod. È un prodotto nuovo, specifico per vlog. Considera che se il Joby Gorilla Pod fa un pochino tutto abbastanza bene, lo SwitchPod fa una e una sola cosa, e la fa chiaramente al meglio, perché è disegnato per quello. È stato appena presentato, ad oggi su Kickstarter ha raccolto quasi il triplo dei fondi necessari per iniziare la produzione, quindi ad agosto ci aspettiamo che inizi ad essere consegnato. Quello che si è potuto vedere sono dei prototipi sostanzialmente identici all'oggetto che sarà in produzione, ma comunque realizzati con macchine a controllo numerico, quindi costruiti in maniera completamente artigianale. Credo che ce ne siano in giro per il mondo 3 o 4 al massimo. È un prodotto completamente in alluminio, le zampe sono tenute insieme da magneti, è estremamente sottile e piccolo, quindi una volta richiuso, e si richiude in mezzo secondo, lo infili nello zaino, anche nel comparto ad esempio per il tablet o per il PC, e quindi chiaramente non occupa sostanzialmente spazio nello zaino. Il sistema di attacco della macchina è estremamente robusto, le zampe hanno un sistema di attacco estremamente robusto, lo puoi afferrare anche per una sola zampa e non succede assolutamente niente, al contrario del Gorilla Pod. Si apre e si chiude al volo anche con una sola mano. È specificatamente disegnato per il vlog, quindi ti consente appunto di impugnare la macchina molto comodamente e di poggiarla sul tavolo ad un'altezza tutto sommato corretta se poi dovrai parlarci davanti. Certo, non ha una testa, quindi puoi o montarci una testa sfera oppure limitarti alla macchina montata in orizzontale e sostanzialmente fissa. Questa cosa è sia un vantaggio che uno svantaggio a mio modesto avviso, perché se è vero che la macchina fissa è una limitazione, è anche vero che la trovi sempre fissa e non si muove accidentalmente, quindi questa cosa va valutata con accortezza, perché a me capita spesso e volentieri che magari sto tenendo la macchina in mano con per esempio il Pixie, e quando la vado ad appoggiare la trovo leggermente storto. È chiaro che quando la impugni è molto facile tenerla dritta, perché basta che ruoti leggermente il polso, nell'istante in cui la poggi devi raddrizzare la testa. Avere un oggetto dove appunto questo problema non c'è potrebbe essere paradossalmente un vantaggio. In ogni caso, nulla ti impedisce di montarci una piccola testa sfera. È estremamente robusto, perché ti dicevo è tutto in alluminio, quindi sostanzialmente puoi montarci sopra qualunque macchina. Il peso che può portare dipende dall'eventuale testa che ci metti, perché non esiste una macchina sufficientemente pesante da metterlo in difficoltà. Magari sei tu che vai in difficoltà perché non riesci a reggerla, che è troppo pesante. Quando è chiuso, le zampe sono tenute insieme da magneti, quindi non si sposterà accidentalmente e soprattutto non farà rumore. Oltretutto ha due attacchi filettati sulle zampe che ti consentono di montarci monitor o batterie o microfoni, quello che magari ti rimane necessario per il tuo setup da vlog. Se vogliamo trovargli un difetto è quello che le zampe sono un pochino troppo facili da chiudere. È anche un pregio in fin dei conti, perché puoi farlo al volo e con una sola mano, però se magari urti una zampa per sbaglio rischi che la macchina ti cada, e questo lo possiamo considerare un difetto. Quello che non vorrei considerare un difetto è la relativa mancanza di versatilità, perché essendo un oggetto disegnato per un compito specifico, ovvero il vlog, è normale che poi altre cose gli riescano meno bene, ma per il vlog mi sembra veramente l'oggetto da avere. Io l'ho ordinato su Kickstarter, il prezzo è tutto sommato equilibrato ed è allineato a quello del Gorilla Pod 5K, trovi comunque il link in descrizione. Ricorda che Kickstarter non è un negozio, ma che questa campagna in realtà ha già raccolto quasi il triplo dei soldi necessari per l'inizio della produzione, quindi sostanzialmente lo puoi acquistare con fiducia. Le consegne sono previste da agosto, considera che Kickstarter in ogni caso fa da garante tra chi finanzia e chi produce, quindi sostanzialmente se l'oggetto non entra in produzione i tuoi soldi ti vengono restituiti. Le spese di spedizione incidono un pochino, ma quando l'ho ordinato io era ampiamente sotto i 100 euro, quindi in fin dei conti insomma
un prezzo, ti ripeto, equilibrato. Avrai capito che a me questo SwitchPod è piaciuto molto. Tu che ne pensi del nuovo arrivato? Ti è piaciuto? Parliamone nei commenti qua sotto. Grazie per aver guardato il video, lascia appunto un commento, metti un mi piace, condividi il video e iscriviti al canale. Ma soprattutto, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.